finito. 10 o'clock, feeling for the guap. I be beaming, losing balance, your bitch falling on my yacht. They're like, smell like genius, that's my Elon Musk. Gare io l'ho usato dai 3000 fino alla maratona, quindi è davvero una scarpa per qualsiasi distanza. Ciao ragazzi, spero tutto bene. Peccato che nell'autobiografia di Phil Knight, L'arte della vittoria, Phil Knight, fondatore della Nike Incorporate, manchi il capitolo delle Vaporfly. Beh, in effetti vi suggerisco davvero di leggere questo libro durante la settimana. È un libro che è uscito nel 2016 e che parla di come la Nike si è sviluppata nel corso degli ultimi anni. Tra l'altro Nike lanciata nel 1972 e quindi alla stessa età di chi vi parla. Non so se lo sapete, ma nella trimestrale del terzo trimestre 2020, del 24 marzo, nella presentazione agli analisti si parla in maniera dettagliata di come le Vaporfly stanno cambiando il mercato di Nike. Si citano alcuni aneddoti davvero interessanti, per esempio in Giappone, nelle famose Kiden delle staffette giapponesi, l'84%, almeno secondo quello che ci dice Nike, delle persone che hanno corso queste gare utilizzavano delle scarpe del marchio americano. Ed è molto interessante, soprattutto sapendo che in Giappone ci sono ovviamente ASICS e Mizuno, che sono comunque i marchi locali. Nella stessa trimestrale, tra l'altro in Europa Nike sta crescendo del 13%, si cita che le scarpe più importanti, le Next Percent, così come le Zoomfly e le Rival e le Pegasus Turbo, stanno crescendo più del 100%. Queste scarpe sono quindi diventate un fenomeno, tra virgolette, di massa. Nei giorni scorsi con Andrea eravamo davvero dibattuti se realizzare questa recensione, anche perché le Vaporfly 4% sono scarpe del 2018 che hanno consentito sia a me sia a Andrea di realizzare una serie di personali e di migliorare la nostra performance in tutte le distanze. In effetti le Vaporfly 4% per molti sono un simbolo. Tra l'altro siamo interessati a sapere quali sono le scarpe che per voi rappresentano il vostro simbolo, scrivetecelo qua sotto. Noi parleremo delle prossime settimane delle scarpe più amate, oggi però mi focalizzerò con Andrea sulle Vaporfly 4%, non scenderemo troppo nei dettagli anche perché questa scarpa ormai si trova davvero raramente su internet, quindi lascio la parola alla scarpa, poi vediamo correre me, Andrea e mio figlio Matteo. E infine intervistiamo Andrea e torniamo qui per un commento finale. We're afraid of where we've been. You got.
Ciao Andrea. Ciao Max, ciao a tutti. Qualche mese fa abbiamo recensito le Zoomfly 3, oggi parliamo delle Vaporfly 4%. Cosa ne pensi di questa scarpa? A parte che sono contentissimo di parlare finalmente di loro, è una scarpa super, è la scarpa di tutti i miei personali tranne uno, quello della mezza che ho fatto con le Next, quindi non posso che amarla questa scarpa. A chi sono adatte queste scarpe? Sono sicuramente scarpe da gara, per assurdo potrebbero essere adatte a tutti, ma le consiglio a chi sa lavorare di piede e spinge con l'avampiede. Non so come dirlo, è talmente morbida anche nel tallone che comunque anche chi pesa un pochino di più la può usare, e anche chi va più piano, perché comunque è una scarpa davvero ammortizzata, quindi è un giusto connubio tra reattività, è la perfezione tra reattività e protezione questa scarpa e ammortizzazione. E per quale distanze le utilizzeresti? Soprattutto solo in gara o anche in allenamento? Discorso un po' lungo. È una scarpa che io utilizzo solamente in gara perché il boost psicologico, fisico che mi dà lo voglio tenere solamente per la gara. Quindi in allenamento uso altro e in gara uso questa. C'è anche un motivo economico, perché praticamente costa un euro al chilometro e quindi vabbè. È una scarpa che io ho usato dai 3000 fino alla maratona. Hanno quella grandissima particolarità che comunque riescono a spingere, quindi sono velocissime e soprattutto non ti fanno stancare, quindi anche su un 3000, quando agli ultimi giri sei praticamente cotto, riesci comunque a spingerle, e in maratona riesci a portare il muro se sei partito troppo forte, comunque la stanchezza muscolare è sempre più avanti, quindi rispetto a una scarpa normale è da usare anche in maratona, perché ti porta ad essere fresco alla fine. Ma dici che debbano essere utilizzate solamente da podisti semi-pro e pro, oppure anche da noi amatori? E diciamo che l'operazione di marketing di Nike è stata quella di portare una scarpa veloce, una scarpa da professionisti anche per gli amatori, perché comunque è molto, molto confortevole e molto morbida. Io penso alle Streak, il modello A1 di Nike, usate da un amatore a 4,30 al chilometro, 4,40 al chilometro in maratona, come potesse arrivare alla fine della gara. Poi c'è chi con le Streak ha fatto la maratona di New York. No, infatti quelle ci stanno. Io le Streak non le usavo solamente in pista, le LT addirittura, e invece questa scarpa qua praticamente ha avvicinato anche l'amatore al professionista. E cosa ci dici dell'intersuola Zoom X oltre alla piastra in carbonio? Allora, diciamo che la fortuna è stata mettere questa mescola, che lo Zoom X morbidissimo insieme a questa piastra di carbonio che praticamente è cemento, messi insieme sono la perfezione, perché la scarpa risulta morbida ma super reattiva. E quanto credi che sia la durata di questa scarpa? Ne hanno parlato tutti, ci sono dei punti di vista discordanti. Io credo di allinearmi a quella linea di pensiero che dice 350 km come reattività di scarpa e poi portarla anche a 500 km come ammortizzazione, diciamo. Quindi arrivati a 350 km la spinta del carbonio viene meno, ma rimane comunque la protezione barra ammortizzazione della scarpa. Dobbiamo controllare se si trovano ancora su internet i modelli 4%, ma una delle domande che ci poniamo è: stesso numero o mezzo numero in più? Io di queste prendo lo stesso numero. Questa qua non è la mia, quella di Massi è mezzo numero più piccola, mi sta su bene, stretta, giusta in punta. Per le gare più corte la potrei usare anche così. Quindi io consiglierei lo stesso numero. E invece a livello di punti di forza e debolezza di questa scarpa? Punti di forza direi super reattività, super comfort, ammortizzazione e comodità. Cioè io quando metto il piede qua dentro lo sento a casa, diciamo. Per dire, è una scarpa che non ho neanche provato prima della gara, anzi l'avevo provata solamente per curiosità, però
non c'è nessun punto della scarpa che mi può portare delle fiacche, quindi è proprio una roba da mettere su e andare in gara senza paura. Punti di debolezza, sinceramente, io non ne trovo. Qualcuno si è lamentato un po' del Flyknit che teneva il piede un po' ballerino dentro, ma è il discorso che avevo fatto anche per l'Epic React, non mi dà problemi. Magari sì, appena la metti su in calzata dici oddio, un po' instabile, ma in curva io non l'ho sentita così instabile. E invece per chi non avesse voglia di spendere 200 euro per una scarpa di questo tipo, quali altre scarpe da gara equivalenti o semi-equivalenti consiglieresti? Equivalenti c'è solamente la Next, diciamo simili, direi la Carbon X che costa un po' di meno. Su questo genere di scarpe, perché dopo sono finite le scarpe col carbonio che ho provato almeno. Poi comunque quest'anno testeremo anche le altre. E sì, diciamo che c'è il crucio delle Skechers con il carbonio e boh, ci sono le Saucony da provare. Sì, ne parleremo nei Ok, prossimi giorni. no. Scarpa simile, davvero c'è poco e niente, ripeto, Carbon X, se vogliamo proprio scendere, io mi sono trovato bene con la Skechers Goran oppure con la Zoomfly. Ultima domanda, Andrea, ci è stato chiesto quando testeremo finalmente le Vaporfly Next Percent. Le Next Percent le abbiamo già testate, dovremo fare il video. Le Alpha Fly sono ancora sull'etere e le aspettiamo. Non siamo riusciti a comprarle quel giorno, quel maledetto giorno in cui invece Non le siamo riusciti a vendevano per i trial. comprarle quel giorno lì, ma non siamo riusciti a comprarle neanche 4 mesi dopo praticamente. Quindi, vabbè. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima. Tornati qua, solo due considerazioni finali. In primo luogo, se volete che Cesare vi faccia una recensione di questo libro, fatemelo sapere nei commenti. Stiamo lanciando questa nuova rubrica, la prima recensione purtroppo non è andata come volevamo. Cosa dire delle Vaporfly 4%? Sicuramente, rispetto a quello che ci ha detto Andrea, secondo me sono scarpe instabili e adatte ad atleti evoluti. In effetti, a trail chilometro non si corre molto a lungo, soprattutto perché alla fine si rischia di cadere. L'instabilità è data da tre fattori: il Flyknit in primo luogo, inoltre la larghezza della scarpa non è come quella delle altre, e infine l'altezza dal suolo, 38 mm, contribuiscono tutti e tre questi fattori a fare sì che non si riesca a correre in maniera molto stabile. E non è un caso se nella versione successiva, le Next Percent, due di questi tre fattori sono stati cambiati, in particolar modo è stata cambiata la tomaia ed inoltre la larghezza della scarpa è aumentata significativamente. Cosa dire, conviene comprarle oppure no? Ora sicuramente sono scarpe abbastanza introvabili. Se le trovate su internet intorno ai 180 euro, secondo me comunque resta un affare. Linkerò qua sotto se li trovo qualche possibilità di acquisto. Infine, quanto durano? Beh, durano il tempo in cui esce il modello successivo. Molti di noi cerchiamo sempre l'evoluzione e il miglioramento tecnologico, e di conseguenza queste che erano il top 2 anni fa, ora sono sorpassate. In conclusione, non perdetevi la prossima recensione in cui parleremo delle Next Percent e, come dice Andrea, presto anche delle Alpha Fly che ora sono tornate disponibili in Italia e che quindi purtroppo costano 302 euro. Recensiremo, speriamo, nelle prossime settimane. E con questo è tutto, la recensione ci abbiamo messo molto di più rispetto al solito a produrla. Se vi piace, mi raccomando, like, commenti sempre qua sotto e mi raccomando, iscrivetevi al canale perché nei prossimi giorni ci saranno ulteriori recensioni. Ciao, alla prossima! O'clock, feeling for the guap. I be beaming, losing balance, your bitch falling on my jock. They're like, what? Smell like genius, that's my Elon Musk. 10 o'clock, and it's PM, being patient with my buzz. Yeah, you can't rock with us, I can't rock fitties. I don't cap with them, I see fake on them. The ice look fake on them, but fuck this flow. I got you Drake on them. Bitch, don't follow me, I don't want my cheese. Money be the villain, I'm still gobbling. Get wild, 10 o'clock she bust it down, showing me she with the bounce. I mean she got me like wow, knowing she give me a smile, walking a square like a towel. I gotta wrap it up now, meet her at 8, I'm dropping them out.
They just won't get closer to me, getting colder to me, you ain't no one to me. They won't fuck me over my team, way too cautious, we too sober to leave it. 10 o'clock, feeling for the guap, I be beaming, losing balance, your bitch falling on my jock. They're like, what, what? Smell like genius, that's my Elon Musk. 10 o'clock, and it's PM, being patient with my buzz. I got me a check, pray that bitch don't bounce. I got me a plot to go and cop my mama house. I got too much on my plate to look you up and down. I got booted out the school, you zooted off an ounce. And if you must not see, I'm on my way, I'm on my way, turn my frequency. Shutting my neck on freeze, money put me at ease. Wanna go get my cheese, I ain't gon' need ID. They just won't get closer to me, getting colder to me, you ain't no one to me. They won't fuck me over.